Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, siamo tornati nella bellissima isola di Ischia e vi porteremo alla scoperta di Barano d'Ischia, che conta circa 10.000 abitanti ed è situata a 210 metri sul livello del mare. Parliamo del borgo capoluogo, perché poi ci sono altre 5 frazioni e soprattutto la spiaggia dei Maronti, che è famosa in tutto il mondo. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. A voi Barano d'Ischia! Questo è un comune pedemontano perché si estende dal mare fin su in collina. L'isola di Ischia è un'isola caratterizzata ovviamente come tutte le isole dal mare, ma anche da bellissime colline e dal Monte Epomeo. Il comune di Barano ha il suo punto di eccellenza a mare con la spiaggia dei Maronti e ha i suoi punti di eccellenza verso le colline, dove è possibile, diciamo, osservare un panorama che probabilmente i turisti non si aspettano di trovare in un'isola. Abbiamo una tradizione agricola da circa 50-60 anni, è un comune che si è trasformato in comune anche turistico verso il mare. Ci sono i nostri alberghi, molti dei quali ancora oggi rispettano la nostra tradizione agricola contadina, nel senso enogastronomico del termine, perché molti di questi studi si offrono prodotti a chilometro zero. Il nostro comune è un comune frazionato, ci sono 6 frazioni, ci sono molti borghi dove si può osservare, si può vivere la vita anche di molti molti decenni fa. Hanno conservato le caratteristiche di un tempo e posso citare per esempio quello di Testaccio con la presenza della torre quattrocentesca. Abbiamo anche la sorgente di Nitrodi, che è un'acqua di eccellenza molto caratteristica, credo sia unica al mondo, visitata appunto da tutto il mondo, con caratteristiche peculiari delle acque che sono tipiche per la pelle e per l'apparato gastrointestinale. Barano si viene per fare il bagno, nel modo più classico, diciamo, del perché poi si va sull'isola, si viene per mangiare bene, si viene per rilassarsi, perché abbiamo ritmi ancora, diciamo, non eccessivamente frenetici, allo stesso tempo non tralasciamo niente, per cui poi da qui si può godere tutta l'isola e partendo da Barano si può avere di tutto e di più. Nella chiesa madre dedicata a San Sebastiano andiamo a conoscere il parroco di Barano d'Ischia. Ci troviamo nella parrocchia
che è la chiesa madre di tutto il comune, dedicata a San Sebastiano Martire, questo antico martire della chiesa di Roma che veniva definito come il terzo martire patrono della città, il cui culto si è diffuso anche nella nostra isola insieme a quello di San Rocco, come accade in tanti altri luoghi, soprattutto dal Medioevo in poi. Troviamo qui in chiesa una bella statua che lo ripropone nel solito atteggiamento mentre riceve le frecce, come vuole la tradizione. Questo culto si è talmente propagato nella nostra zona del comune di Barano, che comprende 6 parrocchie, da diventare poi il patrono appunto di tutta la municipalità. Alle mie spalle trovate una bellissima tela che raffigura l'Assunzione di Maria in cielo, della scuola pittorica locale, e insieme ad altri affreschi rende bello un ciclo pittorico mariano. Troviamo infatti in una cappella dedicata proprio a lei l'Immacolata. E forse il dipinto più bello è quello dell'Annunciazione, che rappresenta Maria tutta raccolta che riceve l'annuncio dall'Arcangelo Gabriele. Accanto alla chiesa parrocchiale, che appunto conserva il titolo di San Sebastiano Martire, troviamo anche la chiesa succursale di San Rocco. Sono chiese sorte verso il 600 che trovano come culto tante persone in quell'epoca, che si rifugiavano nella fede, nella speranza di essere liberati anche dalla peste. La fede dunque era molto sentita. Troviamo un bel dipinto di dimensioni medie della Madonna del Rosario, con tutto il ciclo delle tappe della vita di Maria. Forse la statua più significativa è senz'altro quella di San Giovan Giuseppe della Croce, il santo patrono di tutta l'isola d'Ischia. La statua, secondo la tradizione, addirittura è stata consegnata prima ancora che il santo fosse canonizzato, quindi quando era ancora beato. La festa di San Rocco, che capita nel cuore dell'estate, vede raccogliersi anche tante persone che magari stavano sull'isola e tornano qui solo per il periodo estivo. È una caratteristica anche un po' delle nostre feste patronali, quelle di vedere tante persone che sono magari emigrate all'estero. Pensiamo anche a quello che succede nella vicina chiesa di San Giorgio, al Testaccio, che affaccia proprio sulla baia della spiaggia dei Maronti, che vede tanti tornare per la festa di San Giorgio e sono emigrati in modo speciale in Argentina. Qualche anno fa il sindaco, insieme a una delegazione dell'Argentina, di Buenos Aires, di Mar del Plata, dedicò non a caso la piazza centrale di Testaccio chiamandola Piazza Mar del Plata. È una piccola comunità ma molto viva, i bambini frequentano pressoché tutti il catechismo e molti in buona parte anche la messa domenicale. Il senso della comunità è molto sviluppato, in piazza ci si saluta tutti, tutti partecipano della vita delle famiglie, si sa quando una persona soffre o muore, tutti partecipano anche al lutto in chiesa e anche al cimitero. Insomma, i legami umani ancora riescono a tenere. Col vescovo di Ischia, padre Pietro Lagnese, si sta facendo un bel lavoro proprio in quella direzione, sia per le famiglie che con i giovani. La bellezza che ci circonda del creato che ci è stato dato in dono è certamente una nostra peculiarità, una nostra caratteristica. Ecco, forse dobbiamo impegnarci non solo a custodirla e renderla bella e anche accogliente per tante persone che vengono da fuori Ischia ogni anno, ma anche custodire questa bellezza e accrescerla nei rapporti fra tutti noi, facendo un lavoro sui valori veri che ci mettono insieme, come ci insegna d'altra parte Papa Francesco: la solidarietà, l'attenzione, la vicinanza, gli affetti veri, senza farci prendere dalla frenesia a volte dell'immagine, del successo, dei soldi, che alla fine
lasciano il tempo che trovano. Adesso andiamo a degustare i piatti tradizionali del territorio. Contrariamente a quello che si può pensare, Ischia ha sempre avuto una tradizione di terra e non di mare. A parte qualche parte dell'isola e qualche comune e qualche piccolo borgo, chi ha fatto da padrona sulle nostre tavole è stato sempre il coniglio, il maiale, il pollo, tantissimi legumi. E come un po' per tutta l'Italia, la gastronomia isolana è stata sempre impuntata, impostata su prodotti molto molto poveri. Quindi, come dicevo, siamo su un'isola, ma il piatto tipico è proprio il coniglio. Barano d'Ischia è sicuramente uno dei comuni che ha sempre spesso di più rispetto agli altri comuni una tradizione molto molto forte di piatti di terra. Come dicevo, alcune parti anche del comune di Barano, soprattutto le parti che affacciano più il mare, dove c'erano gli scambi fra la terraferma ed Ischia, si impuntavano su piccole ricette di mare. Questa terra vulcanica ha fatto sì che tutto ciò che è terra, quindi dalle vigne alle frutte, alle verdure, ai legumi, avesse sempre, a parte un senso diverso da tutto quello della terraferma, ma anche un gusto totalmente diverso. Il maiale, che faceva anche lui da padrone, perché comunque dal maiale si riusciva a recuperare tutto, dal grasso che veniva conservato nella propria vescica, ai salumi che facevano veramente parte di alcuni momenti dell'anno gastronomico a Ischia, quindi bastava vedere la pancetta che veniva abbinato sempre nel periodo delle fave, il salame e la salsiccia che veniva abbinato nel periodo natalizio. Altra cosa straordinaria, il migliaccio. Si dice che questo piatto, in versione dolce, sia nato da una signora che faceva la badante oppure la custode in questa villa di grandi signori ischitani, di cognome Migliaccio. La costiera amalfitana rivendica la padronanza della parmigiana al cioccolato, quindi queste melanzane fritte con cacao. Invece, da testi storici e da ricerche che abbiamo fatto, si parla che proprio Barano d'Ischia sia proprio la mamma di questo piatto straordinario. Il vino è stato sempre da padrone in questo comune, che comunque veniva portato in alcune bottiglie che è molto simile al tagine, e questo fa capire che le influenze con i paesi arabi, con la Turchia, con l'Indonesia erano già molto molto forti. Noi cuochi abbiamo il dovere di portare avanti queste tradizioni straordinarie fatte di materia prima molto molto povera. Qua possiamo vedere una parmigiana di melanzane, che non è altro che delle melanzane leggermente fritte con del pomodoro, del parmigiano e basilico. Quindi l'insalata è un piatto straordinario, veniva fatta nel periodo di vendemmia e veniva usato tutto quello che rimaneva nell'orto, quindi patate, cipolle, arance, basilico, quindi piatti poverissimi con una sostanza straordinaria. Il pane, altra cosa straordinaria. Già negli anni 50 molti panettieri dell'isola avevano questa cultura di fare il pane solamente a legna, con fascine sia di viti che di castagno, e addirittura usavano l'acqua di mare come sale naturale all'impasto. Anche questi prodotti in scatola, noi non abbiamo creato niente, non abbiamo inventato niente, è quello che facevano le nostre nonne. Nel periodo di abbondanza di frutta e di verdura facevano il possibile per conservare i prodotti, la frutta, la verdura in periodo di magra, e quindi si sta ritornando alle origini ed è una cosa veramente straordinaria. E per scoprire i numeri del turismo andiamo ad incontrare il presidente della Federalberghi di Ischia. L'accoglienza è Barano, l'accoglienza anche declinata, come diceva il santo Giovanni Paolo II, accogli, ama, ascolta. È l'anima di Barano, l'anima più viva, più sincera dell'isola d'Ischia, dove onestamente sull'isola d'Ischia si accolgono annualmente oltre 1,5 milioni di turisti. E questo è il bello dell'isola d'Ischia. Un'isola che non è soltanto un'attrazione turistica, ma bensì è una riscoperta delle nostre tradizioni, una riscoperta della natura, delle acque, delle terme, di tutto quello che di un'isola fa la nostra fortuna.
L'anno scorso ci sono stati 3.576.000 presenze sull'isola di Ischia, oltre 300 strutture alberghiere, 24.000 posti letto. Questa è l'accoglienza dell'isola di Ischia e l'ospitalità che viene svolta da tanti abitanti dell'isola di Ischia per dare una soddisfazione al cliente. Un ulteriore elemento perché scegliere Ischia e Varano anche è quella di un'ospitalità fatta da tanti lavoratori che da padre in figlio si tramandano un lavoro che è quello dell'ospitalità. È una parola che io ci tengo molto a valorizzare proprio perché dà l'elemento di distinzione tra tante altre località turistiche. Adesso andiamo a visitare un'altra eccellenza di Varano d'Ischia, la fonte delle ninfe Nitrodi, conosciuta fin dall'antichità. Benvenuti alle Terme di Nitrodi, la spa più antica del mondo. Ecco, noi appunto parliamo della spa più antica del mondo in virtù del fatto che qui sono state trovate queste tavole votive dedicate alle ninfe Nitrodi nel 1700, ma risalgono al primo secolo avanti Cristo, quindi una storia straordinaria, nonché le bocche antiche dove ancora tuttora visibili e visitabili si può raccogliere l'acqua nella stanza della sorgente, quindi una storia di un sito straordinario per la cura, per la bellezza e per il benessere delle persone. Oggi le Terme di Nitrodi sono state strutturate avendo cura dell'ambiente circostante, quindi è un termalismo che si innesta completamente e perfettamente nel contesto ambientale, per cui noi andiamo a coniugare quella che è l'utilizzo di quest'acqua curativa, un'acqua particolarmente benefica per la cura della pelle in virtù della sua caratteristica bicarbonato solfato alcalina, e delle piante dell'ambiente circostante, quindi un percorso cosiddetto idroaromaterapico, dove sono tutte piante aromatiche che possono essere utilizzate dopo queste docce per avere benefici psicofisici diretti. All'interno della struttura chiaramente noi abbiamo sviluppato una serie di percorsi, nonché una serie di terapie. Abbiamo poi realizzato una struttura dove eroghiamo anche servizi di ristorazione, dei piccoli snack, anche qui in funzione del benessere, per cui troverete bevande, elisir, infusi con le erbe fresche, con l'acqua della sorgente e wellness food, quindi un cibo di benessere per completare al meglio la giornata che potrete trascorrere qui da noi. Particolarmente indicata e consigliata è la bevanda preparata con l'aloe che il buon Pasquale, il nostro bar ormai esperto, prepara con le foglie fresche di aloe e con l'acqua della sorgente. All'interno della struttura si trovano poi varie balze con solarium, con docce. Noi eroghiamo acqua pura, senza cloro, senza additivi, senza riciclaggio, quindi l'acqua, così come fuoriesce dalla sorgente, arriva sull'avventore nelle docce e non viene riciclata, quindi il massimo effetto. E poi ci sono zone dove vengono praticate attività, diciamo, di benessere che rientrano nella medicina naturale, quindi chiaramente yoga, meditazione, per completare al meglio la giornata trascorsa qui alle fonti di Nitrodi. A trascorrere una giornata di benessere nella pienezza della natura e quindi nel contatto più intimo, più diretto della natura. Questa è la nostra filosofia di benessere, quindi riportare l'essere umano nel suo habitat naturale più intimo. Noi siamo aperti dal periodo di marzo, più o meno alla fine di marzo, fino agli inizi di novembre. Maggiori informazioni le trovate sul sito nitrodi.com.
La mia musa ispiratrice è l'isola d'Ischia, da cui traggo tante idee per spunti, per i gioielli che vado a creare, ripercorrendo la storia, le bellezze e le tante peculiarità che l'isola d'Ischia ci offre. Per la mia ultima creazione mi sono ispirato alle lastre votive delle Terme di Nitrodi. Attraverso questi cammei abbiamo più volte promosso l'isola con le sue bellezze, le sue peculiarità e le terme per tutte le fiere del mondo. Abbiamo riprodotto quindi queste figure mitologiche su anelli, orecchini, ciondoli e spille montate con oro, argento e pietre preziose. Stiamo sviluppando un progetto insieme alla direzione delle Terme di Nitrodi che ha sempre come parte centrale il cammeo e la riproduzione di queste ninfe con dei bracciali che avranno una funzione litoterapica. Ischia è il mio mondo, è il posto in cui amo vivere e spero, insomma, di poterla migliorare anche attraverso il lavoro e la promozione che metto nei miei gioielli. E nel borgo di Buonopane, nel territorio del comune di Barano d'Ischia, andiamo a scoprire la storica Ndrezzata. Ndrezzata, già la parola Ndrezzata significa intreccio di canto, di suono e di ballo. Questa danza si esegue normalmente il lunedì di Pasqua davanti alla chiesa di San Giovanni Battista per celebrare la pace tra buonopanesi e baranesi. Questa danza naturalmente si tramanda di padre in figlio quando è possibile, è composta da 10 coppie più i suonatori. C'è la parte iniziale che inizia con delle parole che non hanno si trallera proprio per portarci in un'atmosfera magica. E poi man mano che si avanza ci sono le entrate, le uscite, le stoccate, le parate che possono sembrare sia una battaglia rappresentata dall'elemento guerriero della spada sia l'elemento sessuale rappresentato dal mazzariello. Naturalmente, siccome questo è il biglietto da visita dell'isola d'Ischia, io molte volte lo chiamo il fiore all'occhiello, ma l'isola d'Ischia si può permettere molti fiori all'occhiello. Questo è uno dei tanti. E invito tutti quanti a venire il lunedì di Pasqua a vedere questa danza che è unica e per tanti versi inimitabile. Andiamo ad approfondire la conoscenza dei prodotti dell'agricoltura di Barano d'Ischia. La parola al signor Ettore. Riallacciandomi un po' al discorso che faceva Nino sui nostri prodotti che abbiamo qua nel nostro territorio, a Barano specialmente, qua ci sta un po' delle nostre tutto quello che si coltiva, principalmente uva, sia rosso che bianco, che facciamo una bellissima produzione di biancolella, di peli di palumbo e tutti altri tipi che sono queste cose qua. E da questo viene anche per esempio la coltivazione delle castagne, principalmente perché si facevano i pali per mantenere le viti. E da qui viene questa cultura delle castagne, del miele di castagna. In sostanza c'è tutto un riciclo, come di là ci sono i salici per legare le viti e che con i salici addirittura si facevano i cesti, che stanno qua. Adesso ci sta questo grande recupero e questo grande ritorno alla terra in un modo molto forte, aiutata anche molto dall'amministrazione. Siamo ritornati molto sui peperoncini, molto sui pelati di pomodoro, di tutto quello che è possibile conservare, noi lo facciamo da sempre. Noi
da Barano, perché si vive buono, si mangia buono e teniamo un bello mare. E qui dal borgo di Buonopane vi salutiamo con i componenti della storica Andrezzata. Vi invitiamo a visitare tutti i territori di Barano Tischia. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate nella splendida isola d'Ischia. Ciao!